signore e signori, amici irlandesi e amici dell'Irlanda, Irish friends and friends of Ireland. È per me un piacere speciale vedere qui l'ambasciatore O'Brien, che era l'ambasciatore d'Irlanda al Vaticano qualche anno fa. Questa sera parlerò la vostra bella lingua. Sfortunatamente non la conosco ancora molto bene, perché ho cominciato a studiarla solo qualche mese fa. Spero dunque che mi perdia male. I'll be speaking the most beautiful language in the world, but not in a very beautiful way. È un grande piacere per me, in qualità di ambasciatore d'Irlanda, essere a Magione questa sera e ospitare il ricevimento per celebrare l'elezione 2013 di riflessi diversi in cui i irlandesi ci raccontano. È una grande gioia per me per quattro ragioni. Primo, naturalmente, sono contentissimo di essere stato da poco nominato ambasciatore d'Irlanda in Italia, il paese più bello del mondo. Secondo, sono molto felice che il mio primo impegno ufficiale fuori Roma sia qui in questa bella città con così tanti amici dell'Irlanda. Terzo, trovo meraviglioso l'essersi raggiunti qui per celebrare la cultura letteraria irlandese. Certo, l'Irlanda non è un paese molto grande, tuttavia vorrei sottolineare che nel nostro piccolo siamo una superpotenza letteraria e musicale. Quarto, sono lieto di ospitare un ricevimento in onore di questo importante festival, che è ormai giunto alla sua ottava edizione. Sono felice di vedere che questo festival, di cui il mio predecessore mi ha tanto parlato, continua a crescere e a contribuire alla celebrazione della letteratura e della musica.